Aire fascista non conosce che una sola legge etica nell'amicizia, quella che io ricordai davanti al popolo tedesco al campo di maggio. A questa legge ha obbedito, obbedisce e obbedirà la collaborazione tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Le premesse e gli obiettivi di questa collaborazione, consacrata nell'asse Roma-Berlino, noi li abbiamo costantemente e apertamente affermati. La Germania e l'Italia hanno lasciato dietro di sé le utopie alle quali l'Europa aveva ciecamente affidato le sue sorti per cercare tra loro e per cercare con gli altri un regime di convivenza internazionale che possa instaurare equamente per tutti garanzie più effettive di giustizia, di sicurezza e di pace. A questo si può giungere soltanto quando gli elementari diritti di ciascun popolo a vivere, a lavorare e a difendersi siano lealmente riconosciuti e l'equilibrio politico corrisponda alla realtà delle forze storiche che lo costituiscono e lo determinano. Noi siamo convinti che è su questa via che le nazioni d'Europa troveranno quella tranquillità e quella pace che sono indispensabili a preservare le basi stesse della civiltà europea. Es ist mein unerschütterlicher Wille und mein Vermächtnis an das deutsche Volk, dass es deshalb die von der Natur zwischen uns beiden aufgerichtete Alpengrenze für immer als eine unantastbare ansieht. Ich weiß, dass sich dann für Rom und Germanien eine große und segensreiche Zukunft ergeben wird. Gut schön. Und so wie Sie und Ihr Volk in entscheidungsreichen Tagen Deutschland die Freundschaft gehalten haben, werden ich und mein Volk Italien in schwerer Stunde die gleiche Freundschaft beweisen. Fatto tutto il possibile onde evitare che un conflitto africano si dilatasse in una guerra europea. Ho mantenuto tale impegno e più che mai sono convinto che turbare la pace dell'Europa significa far crollare l'Europa. Ma devo immediatamente aggiungere che noi siamo pronti a difendere la nostra folgorante vittoria con la stessa intrepida e inesorabile decisione con la quale l'abbiamo conquistata. È una grande data per la rivoluzione delle camicie nere e il popolo italiano che ha resistito, che non ha piegato innanzi all'assedio e all'ostilità societaria, merita pienamente quale unico protagonista di vivere.
la marcia nella pace e i compiti che ci aspettano domani e che fronteggeremo con la nostra fede e con la nostra volontà. Viva l'Italia! Quattro giorni dopo, il 9 maggio, a Piazza Venezia, Mussolini annuncia la nascita dell'Impero Italiano. Un grande evento si compie. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista. Perché porta i segni indistruttibili della volontà e della potenza dell'Imperio Romano, impero di pace, perché l'Italia vuole la pace per sé e per tutti. E si decide la guerra soltanto quando vi è portata da imperiose, incoercibili necessità di vita. Impero di civiltà e di umanità per tutte le popolazioni dell'Etiopia. Ecco la legge, o italiani, che chiude un periodo della nostra storia e ne apre un altro, come un immenso barco aperto su tutte le possibilità del futuro. Primo, i territori e le genti che appartenevano all'impero di Etiopia sono posti sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia. Secondo, il titolo di imperatore viene assunto per sé e per i suoi successori dal Re d'Italia. Ufficiali, sottufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato, in Africa e in Italia, commissionere italiani e italiane, il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero. Ne sarete voi degni? Questo grido è come un giuramento sacro che vi impegna innanzi a Dio e innanzi ai vostri per la vita e per la morte. Camicinere, legionari, va!